Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è lunedì mattina, finalmente riesco a farmi vedere, ma lo sapete, chi ha un lavoro che porta via un bel po' di tempo, perché comunque il lavoro me lo porto anche spesso a casa. Poi Pierandrea è in piena campagna, quindi io devo gestire lavoro e famiglia praticamente adesso da sola, quindi non sempre riesco a prendere il telefono e registrare, perché tra i compiti di Pietrenea, tra le attività, porta la calcio, porta la nuota e tutto, tante volte non mi riesce difficile registrare. Allora, questa mattina non sono a casa da scuola, ma sono semplicemente in pausa per 2 ore e quindi sono appunto passata da casa per preparare il pranzo a Pietrenea, perché la nostra scuola dà l'opportunità, nel frattempo accendo il bimbi, la nostra scuola ci dà l'opportunità, ok, di portare il pranzo da casa, e quindi noi abbiamo preso questa decisione, uno perché Pietrenea è un bambino che mangia veramente poco, nonostante io lo abitui ad assaggiare tutto, quindi lui la sera comunque il suo passato di verdura o la pasta con le zucchine, la pasta per esempio ieri con i cavolfiori, lui la mangia. Però a scuola, col fatto che io comunque non ci sono, un pochino se ne approfitta e quindi mangia pochissimo. Qua mi sono appena bagnata, se vedete la macchietta, e quindi noi abbiamo deciso di portare il pranzo da casa, come fanno molti suoi compagni. So che, perché già in alcuni video passati tanti di voi mi hanno detto ma com'è possibile questa cosa? Sì, la nostra scuola dà questa opportunità, che trovo comunque molto molto bella. Allora, io sono per a scuola ci sono queste cose da mangiare ed è giusto che tu le mangi. Però, ragazzi, ognuno poi è giusto che pensi al benessere del proprio figlio, e quindi noi abbiamo preso questa decisione. E devo dire che anche a livello di prezzo cambia molto, perché l'intera mensa giornaliera costa 6,50 euro, invece se uno si porta il pranzo da casa paga solo 1 euro del coperto. Non è per la spesa, è più che altro per il nostro ragionamento, è stato spendere 6,50 euro per buttare via il cibo. No, è una cosa che veramente mi dà tanto fastidio, quindi preferisco spendere 1 euro di coperto, spendere io qualcosina in più nella settimana di spesa, ma farmi mangiare cose che so che mangia, anche perché lui comunque sta a scuola tutta la giornata e mi spiacerebbe davvero lasciarlo a stomaco vuoto per l'intera appunto giornata. Allora, oggi per pranzo gli ho preparato gnocchi al sugo, che sono andata a mettere all'interno di questo contenitore. Allora, questo contenitore me l'ha regalato la mamma di due compagni di Pietrenea, è termico, e devo dire che funziona, perché l'ho utilizzato anch'io molte volte per il mio pranzo e scalda molto bene, cioè scalda, mantiene il calore molto bene, ed ella ha la dinne con 2 d. Poi di secondo gli ho preparato l'uovo sodo, che adesso sto aspettando che si raffreddi un pochino, quindi uovo sodo con patate al vapore, che a lui piacciono tantissimo, con un po' d'olio e un po' di sale. Poi ho scongelato questa mattina i paninetti che ho preparato io, pensavo di metterli nella scatolina, invece li lascio qua, così se ha voglia di mangiarsi il pane, anche se la scuola comunque a chi ha il coperto dà la possibilità comunque di prendere il pane, io per sicurezza glielo do. Poi forchettina,
prima e poi vado a mettere tutto all'interno della borsa termica, che tra l'altro ho lasciato in macchina, e quindi preparo tutte le mie cosine e poi in macchina andrò ad inserire tutto. Allora, settimana davvero super 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 carica. Sono riuscita ieri a sistemare casa perché ho fatto veramente fatica anche star dietro la casa. Stessa cosa la lavatrice. Ieri ho attaccato la mia cara asciugatrice con tutta la roba dentro perché ieri piovigginava e ho dovuto stendere in casa le lenzuola. Adesso sono praticamente quasi asciutte, tra l'altro un profumo pazzesco. Ho sistemato anche il bagno, ieri ho sistemato tutti i miei cosmetici, tutti i miei trucchi e mi sono accorta di aver finito il burro cacao della Fede, quindi sicuramente oggi andrò a comprare in farmacia il burro cacao. Poi aggiornamento labbra, perché ormai sono tantissimi giorni che non mi faccio vedere. Ecco qua, le labbra sono praticamente guarite e dovrò poi fare il ritocco, ma quello lo farò a novembre. Questa mattina mi sono vestita in questo modo, poi dopo vi faccio vedere bene l'outfit dalla cucina, e ho ritirato fuori la mia collanina, questa con la giraffa, che io ragazze adoro, mi piace veramente veramente tanto. L'ho presa in un negozio online, adesso mi sfugge il nome, non mi ricordo più, comunque ve lo lascio al massimo qua sotto. Qua c'è la Demi, guardate un po', Demi, Demetra, ciao, saluta un po'. Ma questa gattina è diventata proprio brava, prova a farsi le unghiette, gioca col tappeto, eccola qui, ciao tatina, ciao. Direte, Ale, le scarpe in casa? Sì, perché tanto oggi pomeriggio lavo i pavimenti, e quindi perché ieri non sono riuscita, ho pulito tutta casa, oggi invece mi dedicherò ai pavimenti, e quindi ragazze, ormai vi devo dire la verità, sono comunque tanto attenta, come ben sapete, alla casa, quindi alla pulizia e tutto, perché guai, assolutamente, ci vive comunque un bambino, adesso c'è anche una gattina e quindi la casa deve sempre essere super super pulita, però non voglio più essere ossessionata come anni fa, nel senso che se quel giorno ho voglia di lavare il pavimento lo lavo, se non ho voglia di lavare il pavimento lo lavo il giorno dopo, se ho voglia di spolverare spolvero, se non ho voglia non spolvero. Me la sto prendendo molto 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 tranquillamente. Anni fa facevamo colazione, poi tutto doveva essere lavato prima di andare a lavorare, adesso no, metto tutto a bagno nel lavandino con una goccia di detersivo e poi lavo tutto arrivando a casa, anche perché ragazze gli impegni sono tanti e quindi diventa a volte difficile star dietro a tutto. E nulla, adesso vado a vedere vado a vedere le patate al vapore, mancano ancora 12 minuti. Allora, questa mattina trucco molto semplice, sapete che a me piace un sacco truccarmi e consigliarvi dei prodottini nuovi. Ultimamente non ho preso più nulla se non una cosina che mi deve arrivare, l'ho presa più che altro per il weekend, non per la settimana, poi ve lo farò vedere. Ho messo il contouring, quello che vi ho fatto vedere nello scorso video o due video fa, non mi ricordo, di Charlotte Tilbury, che è molto carino, e la stessa cosa il blush, poi un po' di mascara e basta. Nelle labbra ho messo un po' di burro cacao e stop. Allora, adesso vado a sistemare appunto la cucina, perché ho preparato i gnocchi
qui ho qui dentro tutte le cose della colazione, quindi vado a sistemare e poi tra una mezz'oretta, tre quarti d'ora, mi incammino per tornare a lavorare. Ok, cucina sistemata, adesso vi faccio vedere il mio outfit. Allora, oggi ho messo questa camicia di jeans che è una camicia super super datata. Non vorrei dire o sbagliarmi, dovrebbe essere forse di OVS, ma non ne ho la certezza. 10 anni credo che ci sono tutti. Poi, questa gonna, che è una gonna di Zara, allora vediamo se così la vedete meglio. No. Vabbè, è una gonna di Zara lunga fino alle caviglie, di questo rosino, e poi ha tutti questi fiorellini sul viola, sul rosso. Tra l'altro, ho lasciato a scuola la giacca di pelle perché stamattina ho messo la giacca, quella di, no, di pelle, di Ecopelle, di Zara rossa. Allora, adesso vado a finire tutto quello che devo finire, poi ci vediamo dopo. Eccomi qua, allora sono a casa, sono le 15. Oggi sono uscita da scuola alle 2, quindi sono venuta immediatamente a casa. Ho preparato il mio messaggino da girare a tutti i nonni della mia classe, ho chiamato i nonni della famiglia. Adesso nulla, mi riposo un po', sto guardando un po' di Uomini e Donne, perché io non so voi, ma in TV preferisco sempre guardare cose leggere, perché siamo sempre circondati da cose brutte, da tragedie, quindi queste cose un po' leggere mi strappano un sorriso in più. Allora, tra l'altro, oggi ho litigato con una società, praticamente dovevo fare questo bonifico e ho delegato Pierandrea, ha detto: "Guarda, io non riesco, fai tu questo bonifico". Lui si è sbagliato, l'ha fatto dal suo conto e quindi non risultava il mio nome. Questa mi ha mandato un messaggio terrificante scrivendo che avevo mandato un bonifico fasullo, di vergognarmi, cioè una roba allucinante. Guardi che lei sta violando la legge. Quando poi ho sentito Pierandrea mi ha raccontato quello che era successo, mi ha detto: "No, io ho fatto un bonifico", mi ha detto: "Telefono subito". Allora lui ha telefonato, ha sistemato la questione. Allora gli ho mandato un messaggio altrettanto terrificante scrivendo che non si doveva permettere intanto di utilizzare questi toni con un cliente, uno. Seconda cosa, di non permettersi di parlare di bonifici fasulli, perché a quel punto sarebbe poi partita immediatamente una denuncia per diffamazione, perché veramente certe cose io mi chiedo, ma
A volte i posti di lavoro sono occupati da persone, non voglio dire incompetenti perché non voglio entrare in merito delle capacità lavorative, ma persone veramente maleducate. Ma chi ha a che fare col pubblico? Ma come può permettersi di parlare così a dei clienti? Poi, per un errore fatto involontariamente e risolto immediatamente. Ma io mi chiedo, ma veramente sono senza parole e addirittura le ho anche detto: guardi, per favore, se mi può dare nome e cognome, e boh, sparito, non mi ha più risposto. Probabilmente si è vergognato all'ennesima, vergognata o vergognato all'ennesima potenza. Veramente sono sconcertata, mi ha rovinato la giornata perché poi subito ho cercato di capire la situazione, perché ho detto: ma no, ma non può essere possibile, non può essere possibile una cosa così, cosa è successo? Allora, quando poi l'abbiamo risolta, ho detto: ah sì, adesso ti chiamo io, ti scrivo io. No, guardate, veramente sono senza parole. Comunque, io sono qua con la Demi, guardate, con la Demi, è proprio una brava gattina, questa gattina. È proprio brava, 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 brava. Sembra un cagnolino, ci viene dietro in tutto e per tutto, cerca le coccole sempre. È attaccatissima a Pietro Enea, sembra proprio che lo capisca che è un bambino e che lui è una cucciolina. È proprio tanto, tanto tenera. Poi fa cose che, allora, noi facciamo la doccia, lei vuole entrare nella doccia, cioè, ma non ha paura dell'acqua, assolutamente. Forse perché quando era piccolina ha vissuto 3-4 mesi fuori, quindi ha preso pioggia, vento, qualsiasi roba, e quindi non ha paura dell'acqua, e poi si fa tagliare le unghiette, perché a differenza di Nerina, che non c'era verso, non si faceva neanche toccare, lei invece si mette lì quando le dico: tagliamo le unghiette, eh? Mi dai l'unghietta? Mi dai l'unghietta? Sì, brava! Se le fa tagliare proprio tranquillamente. Il veterinario mi ha spiegato come fare. E via, siamo tutti, tutti tanto contenti. Vero, Topolina? Eh? Vero? Che sei brava? Io, tra l'altro, non sono abituata perché Nerina, noi l'abbiamo presa che aveva, cioè io l'ho presa perché vivevo da sola, l'ho presa che aveva già 4 anni e aveva passato 4 anni un po' così, ecco, e quindi è sempre stata un po' diffidente, cioè con me no, però con le altre persone è sempre stata un po' diffidente, non si faceva coccolare, ma si stufava, la prendevamo in braccio e voleva scendere. Invece lei, forse perché l'abbiamo presa proprio da piccolina, e poi è comunque un fattore, penso io, caratteriale. Lei è molto, molto, molto affabile e super coccolona, vero? Vero? E quindi, boh, adesso vado a riposarmi e poi dopo alle 4 ho un appuntamento di lavoro e alle 5 un corso ad Asti, e quindi niente, adesso mi riposo una mezz'oretta. Allora, è giunta l'ora di andare. Io prendo le mie borse. Tra l'altro, ho tirato fuori questa borsa che mi aveva regalato mio zio per il compleanno qualche anno fa, forse 3 anni fa, di Carpisa. L'ho usata tantissimo, poi per un po' l'ho messa via e adesso l'ho ritirata fuori perché dentro è molto capiente, poi è comodissima perché ha sia il manico così che la tracolla, quindi è molto comoda. Poi anche all'interno, vedete, ha tutti gli spazi. Io lì ho messo una penna, poi vado a mettere il telefono, tutti i documenti, eccetera. Quindi questa è molto molto comoda. Appunto, l'avevo presa da Me l'aveva regalata mio zio, l'aveva presa da Carpisa, cioè ero andata io a scegliere il regalo,
ed è veramente comoda. Poi all'interno c'era anche un portadocumenti grande che io utilizzo per il passaporto. E boh, nulla, adesso metto le scarpe che sono andata a mettere in lavatrice come sempre, ma si sono un pochino scollate qua davanti. È un peccato, però le utilizzo perché sono comunque abbastanza resistenti, quindi dovrebbero durare ancora un pochino. Lì c'è il pallone di pietra, noi abbiamo palloni ovunque. Adesso io scappo, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!